Io la leggo l'interrogazione. Allora, preso atto che nella stagione sportiva 2015-2016, con delibera di giunta del 6 agosto 2015, venivano stabiliti criteri e tariffe per l'affidamento degli impianti sportivi. A seguito della sopracitata delibera, la STS Multiservizi ha pubblicato un avviso pubblico per l'affidamento degli impianti. Le associazioni interessate hanno presentato le domande in riferimento all'avviso pubblico. Valutate le esigenze delle associazioni e le disponibilità, sono stati assegnati gli spazi a Griglia, campo 8 settembre, campo Amadeo Amadei, strada del Regno di Cocciano e campo Spinoreco, oppure in esclusiva, pista di atletica e pista di pattinaggio. Preso altresì atto che nella stagione sportiva 2016-2017 l'arrivo del commissario ha comportato uno slittamento dei tempi per cui in una prima fase si è proceduto a prorogare le convenzioni in essere fino al 31-10-2016. Successivamente il commissario ha deliberato le condizioni di affidamento, prezzi e requisiti. In base alla delibera commissariale è stata fatta l'avviso pubblico e le associazioni hanno presentato le domande in base alle quali si è proceduto all'assegnazione degli spazi a Griglia, Cocciano Spinoreco, pista di atletica, oppure in esclusiva 8 settembre, Amadeo Amadei e pista di pattinaggio. Considerato che per la stagione sportiva 2017-2018 al momento non è stata fatta alcuna delibera di giunta per stabilire criteri e tariffe di assegnazione, visto che non è stato fatto nessun avviso pubblico per l'affidamento degli impianti sportivi, preso atto che dopo una riunione convocata dall'assessore al patrimonio, quattro associazioni di rugby hanno condiviso una griglia di utilizzo degli impianti destinati a rugby, Cocciano e Spinoreco. È stato assegnato con briglia l'impianto sportivo 8 settembre successivamente a Frascati Football Club in seguito a una richiesta scritta e inviata all'assessore allo sport. È stata fatta prova di affidamento fino al 1 ottobre 2017 al Frascati Calcio. Non sono state fatte proroghe alle associazioni di atletica, alle quali l'assegnazione della pista è scaduta ad agosto 2017, né all'associazione di skating, la cui assegnazione è scaduta il 31 agosto 2017, e all'associazione di judo, affidataria della palestra comunale, il cui affidamento è scaduto il 30 giugno 2017. Il sottoscritto consigliere comunale chiede di sapere con quali criteri sono stati affidati gli impianti sportivi. Le associazioni sportive cui è scaduto l'affidamento degli impianti, quali procedure devono attivare per continuare la loro attività? Perché non è stata fatta una delibera di giunta per stabilire i criteri e tariffe di assegnazione? Perché non è stato fatto nessun avviso pubblico per l'affidamento degli impianti sportivi? Grazie consigliera Sbardella, rispondo alla sua interrogazione l'assessore Marziale. Prego assessore. Grazie Presidente. A parte che non so che cosa vuole sapere il consigliere Sbardella in questa interrogazione. Ho fatto domande che forse il consiglio Sbardella nemmeno conosce, perché se forse si interessasse all'impiantistica sportiva le cose le saprebbe un po' meglio, perché in questo momento tutte le attività sportive frascatane stanno facendo sport, nessuna società è ferma e non ha i campi a disposizione, a tutti è stata data la possibilità di fare sport, quindi non vedo che cosa, quale assegnazione dovremmo fare. Quella del 2015 che ha fatto la vecchia amministrazione, che secondo me è stato il più grosso danno che si poteva fare allo sport frascatano, il più grande danno dell'amministrazione sportiva, oltre ai danni che quell'amministrazione ha fatto che dopo 50 anni è stata commissariata, perché forse qui dentro vedo che tutti parlano, tutti si interrogano, vedo un clima tranquillo, pacifico, a me tutto sembra meno che questo, perché Frascati in questo momento ha dei problemi grandissimi, e quindi forse io avrei fatto interrogazioni un po' più importanti per sapere veramente quali sono i problemi di questa cittadina e non l'impiantistica sportiva, che forse a qualcuno interessa, perché nella campagna elettorale molto sport è stato vicino a questa campagna elettorale, forse adesso non so chi si vuole tutelare, ma vedo che tutti, secondo me e secondo quello che io ho qui oggi da parte della documentazione fatta, tutte le società sportive stanno rispondendo con la massima sensibilità da parte di questa amministrazione, perché io sono stato eletto da circa 30 giorni e quindi dei provvedimenti presi prima, come quello per quanto riguarda l'attività del reddito fiscale, è stato preso dal collega Cori e io ho letto praticamente il documento di intenti che lui ha fatto fare e non è fatto bene, di più. Perché lui ha convocato tutto.
4, 5, 6, facciamo che più siamo e meglio è. E questo ha dato modo a far creare tante associazioni, e questo è un sintomo di discordia, perché non si può creare, dobbiamo riunificare. Quindi l'assessore poi ad agosto ha convocato le società sportive che facevano capo a Rec Frascati. Parto da questa perché io non c'ero, quindi ce l'ho scritta qui. Le ha convocate, le ha messe sedute e democraticamente, non politicamente, democraticamente, per lo sport, le ha confrontate, le ha fatti riunire, le ha fatti ragionare. E io qui ho un documento firmato da tutti i presidenti delle società sportive di rugby, dove si dividevano democraticamente gli spazi. Non si poteva fare un bando pubblico, perché lei, consigliere Sbardella, deve sapere che lo sport non inizia a settembre. Lo sport, la programmazione dello sport, la società sportiva, si inizia da maggio, da giugno, quindi non c'erano i tempi, perché stavamo sotto campagna elettorale. Stando sotto campagna elettorale non si aveva il tempo di fare un'evidenza pubblica, di assegnare la possibilità a una società di gestire i campi. Che cosa ha fatto l'assessore Cori? Li ha riuniti, queste quattro società, perché io mi ricordo che 13 anni fa io ero delegato allo sport e ce n'era una sola società di rugby, una, adesso ce ne sono quattro, di cui tre esercitano, una mi sembra che è rotta. Le ha riunite, le ha fatte molte sedute, si sono democraticamente divisi gli spazi, hanno firmato, perché c'è un documento firmato da tutti i presidenti, li hanno firmati, hanno detto che tutto andava bene, ha dato la possibilità a tutti di iniziare l'attività sportiva, e quindi non vedo qual era il problema o la possibilità di fare un bando. Questo per quanto riguarda il rugby. Se oggi il rugby si lamenta di qualcosa, dovrebbe lamentarsi dall'assessore. Io ho ricevuto adesso qualche lettera da parte del rugby dicendo che gli spazi forse non sono stati distribuiti bene. Ma questo non è un problema che a me oggi riguarda. All'epoca sono stati divisi tra di loro, abbiamo dato la possibilità, l'assessore Cori ha dato la possibilità di dividere gli spazi tra di loro. Hanno trovato un accordo, l'hanno firmato e per me finisce così. Per quanto riguarda l'attività sportiva del calcio, e mi viene detto che abbiamo fatto una convenzione a una società di calcio, che è la società storica che è la ST Frascati Calcio, non è stata presa in considerazione, non è assolutamente vero, perché abbiamo soltanto aspettato, perché c'è stato un cambio di presidenza, il presidente si chiamava Treamani, oggi si chiama Franco Nicolanti, sta sottoscrivendo in questo momento la convenzione all'STS con i comuni frascati, ha accettato di buon grado, con la massima tranquillità, di dividere gli spazi, perché sono talmente pochi gli spazi che dovranno usare questa nuova società, senza nessun problema. Abbiamo soltanto aspettato, perché c'era una situazione debitoria, e grazie a tutti gli amici 2016, poi se ci sarà tempo ve la spiegherò, veniva sempre da assicurare, perché gli amici degli amici degli amici, questo comune andava sempre avanti con gli amici degli amici degli amici, come quando io ero legato allo sport, insieme al consigliere Brighiera, che oggi siede su quei banchi, abbiamo istituito una commissione d'inchiesta, si ricorda consigliere Brighiera? Perché c'era una situazione debitoria che arrivava a 100.000 euro sullo sport, 100.000 euro, perché le utenze di energia elettrica e acqua sono intestate al comune per fare i favori agli amici degli amici. E io, c'è un video che è girato su YouTube ultimamente, dove io evidenzio 6 anni fa, contro il mio sindaco, per cui faccio parte di quella maggioranza, i problemi che esistevano, avendo istituito questa commissione, di una commissione conoscitiva, perché noi l'abbiamo permesso solo, anche il collega Fiasco c'era, che fu totalmente ignorata, non ci furono date risposte. Non ci furono date risposte, non dall'assessore Massimiliano, non c'entrava niente. Non ci furono date risposte dai dirigenti, dagli uffici. Si ricorda il consigliere Brighiera? E io questo l'ho evidenziato al mio sindaco in questa sala davanti a tutti. Quindi oggi si parla di che cosa? Di evidenza pubblica di che cosa? Fare bandi su che cosa? Se prima non si trova una riunione delle società sportive che si mettano d'accordo tra di loro e cominciano a ragionare